Ciao amiche ed amici, buongiorno a tutti. Sto facendo la solita passeggiata mattutina quando riesco, perché non sempre riesco a farla. E appena vado giù ho il pane da infornare, manca ancora un pochino e poi condivido il video così vi faccio vedere come è la procedura per farlo. Ciao, ci vediamo dopo. Allora, ho preparato le farine, due tipi di farine. Vedete il mio Licoli, poi metterò pesandolo naturalmente, che è schizzato fuori dal barattolo, l'acqua e il sale. Vado diretta senza autolisi, però ho messo una buona parte di acqua girando, quindi è passato anche un po' di tempo. E poi ci ho messo il Licoli. Naturalmente ho messo la bilancia sotto, l'ho pesato. Continuo a girare così con il cucchiaio, quindi un impasto a mano. L'idratazione poi alla fine è del 70%. Sto usando una farina di tipo 1 e una semplice farina di tipo 0. Quindi vedete, avevo messo 400 grammi di acqua. E poi ne ho messi altri 20, 420 grammi. Continuo a girare. Io questo impasto lo sto facendo di pomeriggio tardi, in modo che poi andrò a fare un passaggio in frigo di 10-12 ore. Quindi continuo a girare così, se volete. Ecco, anch'io continuo con le mani. In questo modo, vedete, è molto grezzo, appiccicoso, però mano a mano che vado avanti poi diventa più elastico. Ho messo il sale, ci butto sopra l'acqua come al solito e continuo, impasto in questo modo. Naturalmente prendetevi il tempo che ci vuole perché io qui qualche taglio l'ho fatto. Ecco qua, vedete. Adesso già va un po' meglio, poi ci metterò anche un goccino d'olio sotto per lavorarlo meglio. Adesso mi fermo e lo faccio riposare un'ora. Eccolo qua, è passata un'ora, vedete, è diventato già, ha preso già l'incordatura, anche non usando la planetaria, però. Vedete, ci si arriva lo stesso. E voi direte perché non usi la planetaria? Delle volte mi piace più così impastare, mettere le mani in pasta senza star lì a sporcare il gancio, la planetaria, pulisci. Faccio riposare ancora un'ora. E quindi mi piace, dicevo, impastare a mano molto spesso. Quindi abbiamo fatto riposare la prima volta un'ora e anche la seconda un'altra ora, sono passate 2 ore. Adesso faccio ancora delle pieghe in questo modo e poi questo impasto, anche se lo vedete un pochino così non tanto setoso, diciamo, non importa perché adesso faremo un passaggio in frigo di 10-12 ore all'incirca, quindi regolatevi un pochino anche con i vostri tempi. Io lo metto adesso in frigo, lo tengo prima un pochino così coperto, poi lo metto in frigo e domani mattina presto lo tiro fuori. Ed ecco qua il mio impasto il mattino dopo. Vado subito a lavorarlo, ci farò prima delle pieghe in questo modo, vi faccio vedere così. Ok.
È ancora un po' freddino anche se l'ho tenuto a temperatura ambiente. Copro e aspetto 20 minuti, 20-30, anche qualche cosina di più. Ho aspettato 40 minuti. Quindi vado a fare un giro di pieghe, le classiche pieghe a tre, al libretto. E dopodiché lo copro ancora, quindi vedete i tempi si allungano un pochino. Lo copro e aspetto 30-40 minuti, insomma non è che dovete stare lì con l'orologio ad aspettare con precisione. Poi si vede dall'impasto che si adagia quando lo scoprite, quindi lo arrotondo un pochino e lo copro. Ok, passato il tempo, adesso vado a formare, non farò un altro giro perché lo vedo abbastanza lievitato, però se serve potete fare due giri di pieghe a tre. Quindi allargo e vado a formare il filone. Lo formo così, come al solito. Piego i lembi all'inizio. Ai lati, poi sopra, piano piano, insomma, poi lo arrotondo, lo arrotolo, scusate. Ok. È un semplice filone perché con la farina 0 e la 1 devo fare il rifornimento perché sto finendo tutte le farine, quindi verrà un filone bianco quasi, diciamo. Bene, lo chiudo per benino e me lo metto a lievitare dentro un cestino. Ecco qua. E ci metto un po' di semola. Poi mi sono ricordata di mettere, voglio metterci anche un po' di farina integrale. Non ho il tritello, altrimenti ci sarebbe stato bene anche il tritello. Poi alla fine ce l'ho messa, la farina integrale. Poi copro con un altro telo e lascio lievitare almeno 2 ore, però regolatevi 2-3 ore. Quindi in mattinata vado ad infornare. Ok, eccolo qua. Nel frattempo mi sono accesa il forno per portarlo a temperatura e adesso lo giro sulla carta forno, sulla pala. Bene. Allora, questo filone lo farò senza il classico taglio che faccio sempre, quindi lo farò come lo fanno qui nei Castelli Romani. I forni dei Castelli Romani sfornano filoni e pagnotte. Senza tagli, quindi proverò a cuocerlo così senza il taglio. Sicuramente si aprirà un pochino da solo, però vediamo. Scivolare la carta forno direttamente con la pala sulla teglia bella calda ed eccolo qua, si sta gonfiando. Vi metto i tempi della cottura in descrizione. Ed eccolo dopo all'incirca 50 minuti, naturalmente regolatevi con i vostri forni, vedete si è appena spaccato un pochino, pensavo peggio, forse ho messo anche troppa farina sopra. Bene, ho aspettato un'oretta per farlo raffreddare prima di tagliarlo ed eccolo qua. Devo dire che è venuto morbido dentro, forse dovevo cuocerlo un pochino di più a 250. Però va bene così, sicuramente lo gradirà di più la mia nipotina, che gli piace fare la bruschetta con questo pane. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito come al solito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!